cominciamo dalla prima scoperta riportata qui di Galileo. La Via Lattea è costituita da un numero enorme di stelle. Oggi sappiamo che la Via Lattea è la nostra galassia, un enorme disco appiattito formato da centinaia di miliardi di stelle. E il nostro Sole è soltanto una stella che si trova in posizione periferica in questa galassia spirale. Naturalmente noi non riusciamo a vedere la galassia dall'esterno perché siamo dentro la galassia e il suo diametro è enorme, circa 100.000 anni luce. Quindi dalla nostra posizione all'interno della galassia noi non la possiamo vedere così, ma la vediamo come una striscia nel cielo, una striscia luminosa di stelle, una fascia chiara di luce bianca che percorre trasversalmente l'intera volta celeste, come vediamo in questa immagine, e questo perché, stando dentro la nostra galassia, noi in questo momento stiamo guardando lungo il piano del disco, quindi stiamo guardando la nostra galassia di taglio proprio lungo il disco stesso. Anche in questa immagine si vede la Via Lattea, la nostra galassia vista di taglio dall'interno. La scoperta di Galileo con il cannocchiale che esiste un numero enorme di stelle nella Via Lattea ricordava un po' le posizioni filosofiche di Giordano Bruno, che sosteneva l'esistenza di infiniti mondi, infiniti soli nell'universo, e che nel 1600, quindi contemporaneo di Galileo, fu arso vivo, bruciato vivo a Roma come eretico dalla Santa Inquisizione della Chiesa Cattolica. Lo stesso Galileo, quando poi ritrattò successivamente, in quanto anche lui accusato di eresia, e disse che appunto ritrattò perché non gli piaceva l'odore della carne bruciata, ricordando la fine che aveva fatto Giordano Bruno.